Il 6 settembre 2017 una Nissan parcheggiata di fronte alla palazzina dell'ufficio turistico del porto va a fuoco per l'autocombustione di materiali altamente infiammabili contenuti al suo interno. Sono le 10 del mattino ed un intenso e denso fumo era visibile anche da molto lontano. L'auto era parcheggiata di fronte al bar del porto e di fianco al rinnovato Scimitar, il ristorante galleggiante tutto in legno del pesce azzurro, e se i vigili del fuoco non fossero intervenuti rapidamente si sarebbe potuto scatenare l'irreparabile, ma nonostante ciò, oltre alla Nissan in questione vennero divorati dalle fiamme tre scooter parcheggiati nelle rastrelliere ed un'altra auto fu danneggiata. Ma a subire diverse migliaia di danni fu anche la facciata della palazzina restaurata da poco con notevoli investimenti da parte dell'amministrazione, ex sede del Genio Civile che ospita tuttora il terzo punto di informazione turistica del comune di Fano, per il quale il restauro si sono dovuti attendere oltre 30 anni ed ora, fra pochi giorni, partiranno i lavori di ripristino. Allo stato attuale purtroppo ci si è creato qualche problema con problemi assicurativi, però di fatto l'amministrazione comunale ha stanziato 30.000 euro per il completo ripristino e la messa in sicurezza di tutto l'edificio. Quindi stiamo partendo proprio in questi giorni con i lavori. Proprio ieri abbiamo fatto l'ultimo sopralluogo con il geometra Costinelli dell'ufficio tecnico che segue direttamente i lavori, per cui a giorni partiremo proprio con il ripristino e per rimettere in marcia questo nuovo ufficio che comunque già sta lavorando. Un ufficio turistico, quello del porto di Fano, che ha sempre, sin dalla sua apertura, rappresentato un punto di riferimento per tutti i turisti e i fanesi che transitano nel coinvolgente ambiente portuale. Chiaramente poi dal 15 di giugno partirà la stagione, per cui sarà aperto quotidianamente.